soltanto per portare i saluti, ma anche un ringraziamento. Un ringraziamento al gruppo consigliare della Lega, un gruppo straordinario, bravissimo. Laura, Pino e Angelo sono tre colonne su cui posso contare sempre. E poi un ringraziamento ai due assessori, a Pasquale Ciacciarelli e a Simona Baldassare. Sono state settimane in cui abbiamo preso le misure, abbiamo cominciato a lavorare. Voi sapete che le sfide dopo 10 anni di assenza della politica dalla regione, dalle responsabilità importanti che sono in capo alla regione, sono state settimane, i primi mesi impegnativi, difficili. In questo però ho potuto contare anche sul supporto costante, voglio cogliere l'occasione di Claudio Durigon, Claudio grazie davvero, e poi di Davide per nelle ultime settimane. Abbiamo una sfida enorme perché c'è bisogno di ridare dignità e legalità alla nostra regione. Dignità ai nostri cittadini, una delle prime iniziative che voi sapete che abbiamo preso è stato l'intervento nei nostri pronto soccorso, sono diminuite i tempi d'attesa, ovviamente non siamo ancora soddisfatti ma continueremo perché quella è la strada. Io non voglio più vedere anziani abbandonati all'interno dei pronto soccorso, questa è la grande sfida, così come entro la fine dell'anno finirà l'anarchia dei gruppi privati della sanità che prima, a cui noi come regione paghiamo milioni di euro di prestazioni e però non avevano queste prestazioni all'interno del network regionale. Ovvero sia, prima il cittadino, l'anziano, l'anziana che doveva e cercava una visita medica si rivolgeva al recupo e trovava in rete soltanto le poche prestazioni, quelle prestazioni fornite dal nostro servizio sanitario, e fuori da questo erano le centinaia di migliaia di prestazioni che vengono erogate dai centri privati, pagate dalla regione. Ecco, dal 31 dicembre tutte queste prestazioni saranno in rete e quindi con un unico numero sarà possibile accedere alle liste, e questo è anche uno dei tanti passaggi importanti per diminuire le liste d'attesa insieme alla grande informatizzazione. E poi un lavoro per cui io vorrei cogliere questa occasione per dire quanto sono grato a Pasquale Ciacciarelli per il lavoro che sta facendo sulle ATER. Vedete, sulle case popolari abbiamo ereditato un'illegalità diffusa. In questo senso anche il rapporto col ministro Piantedosi è un ministro straordinario che ci sta supportando. Mediamente ogni settimana facciamo 3 o 4 sfratti da occupazione abusive e stiamo continuando così senza sosta per fare in modo che si definisca questo sciacallaggio sulle case che spettano a chi ha bisogno e che possano essere restituite alla comunità, senza più questa violenza che impera all'interno delle case popolari, soprattutto qui a Roma. È un lavoro lento ma inesorabile che stiamo facendo in squadra, insieme a tante altre cose. Io devo dire, mi dispiace che sia andato via, perché volevo cogliere questa occasione per ringraziare Matteo per lo sblocco della Roma Latina, per lo sblocco della cisterna Valmontone, la prossima settimana cominceranno i primi esplori, per l'attenzione che sta dando anche per trovare i fondi, e ci riusciremo e partiranno i lavori prima della fine della legislatura per la Pedemontana, che chi abita in provincia di Latina sa quanto vuol dire quella strada per vivere in serenità quelle zone congestionate dal traffico. Ecco, su tutte queste opere, inclusa, e saluto il sindaco di Civitavecchia, anche il rilancio, la Orte Civitavecchia sarà soltanto un passaggio, l'altra sarà la ferrovia Civitavecchia Capranica Orte, che vi darà slancio commerciale anche a quello che diventerà, e faremo di tutto perché questo avvenga, il porto commerciale più importante del Mediterraneo. Questo lo dobbiamo alle migliaia di operatori, e fare in modo che si allarghi il bacino delle persone che possano trovare lavoro e uno sbocco economico all'interno di una di quelle potenzialità inespresse
oggi è un grandissimo porto turistico, ma ho scoperto che un grande privato che ha una grande concessione poi fa arrivare i container soltanto un quinto a Civitavecchia e gli altri quattro quinti di migliaia di container arrivano a Livorno. Noi vogliamo che i container si fermino a Civitavecchia, vogliamo che quello diventi il polo più importante della logistica del Tirreno e su questo sono sicuro che continueremo il buon lavoro che stiamo facendo. Io non vi voglio rubare troppo tempo, sono tante le sfide che stiamo portando, so che avete dei temi importanti da discutere. Un'ultima novità, anche con gli amici della Lega ci sarà, poi verrà annunciato nei prossimi giorni, anche con l'attenzione ai piccoli comuni. Vedete, l'ufficio dei piccoli comuni è un ufficio che è stato trascurato nella precedente consigliatura. Noi abbiamo necessità di ridare attenzione ai sindaci, di ridare ascolto ai tanti nostri sindaci, ma anche di lavorare sullo svuotamento dei piccoli comuni. Quindi una delle idee è quella magari di andare a lavorare insieme alle ADER sulle case ormai abbandonate nei piccoli comuni e fare in modo che si possano ripopolare anche attraverso questo. Dobbiamo essere creativi e ingegnosi, ma sapere che comunque ho la Lega al mio fianco nel recupero dei borghi e dei piccoli comuni per me è un valore aggiunto. Quindi Claudio, Davide, buon lavoro, grazie per l'invito, buon lavoro a tutti e a presto.